stasera gustiamo un po' il 24 ore di pallavolo insieme con un po' della sagra del paese. Adesso parliamo con Claudio. Allora Claudio, raccontami un po' come è nato questo 24 ore di pallavolo. 10 anni fate quest'anno? 11 anni addirittura. 11? Dal 2000, quindi undicesima edizione. È nata appunto nel 2000 ad opera di un gruppo di ragazzi qui di Salce, appassionati di pallavolo. È nata come un torneo, un semplice torneo, che però nel tempo è cresciuto. La prima edizione contava 12 squadre iscritte, adesso siamo arrivati a 60 e quindi insomma diciamo il salto è stato notevole insomma. E invece ieri sera è stato qui uno dei Zelig, Luca Klobas, giusto? Luca Klobas? Luca Klobas, esatto, da Zelig, che peraltro aveva fatto anche uno spettacolo a Belluno recentemente, insomma abbiamo avuto il piacere di averlo qui, insomma ha avuto anche una bella risposta come pubblico, quindi è stata una bella serata ieri sera. Sì. E tutto questo evento allora di dove finisce e che scopo ha finale? Beh, ha uno scopo dal punto di vista sociale di mettere insieme tutte le forze del paese qui di Salce. Non è un caso tra l'altro insomma che una società di calcio metta a disposizione il campo per giocare a pallavolo, insomma una cosa un po' più unica che rara. E dal punto di vista finanziario un po' per la struttura che nel tempo è cresciuta e anche in beneficenza una parte del ricavato insomma. E invece vediamo anche la presenza del campo del CERT, giusto? Esatto, quest'anno abbiamo pensato fosse una presenza particolarmente utile e gradita per associare un momento di divertimento anche un momento di responsabilità per i giovani, insomma, in modo tale da far passare questo messaggio che insomma ci si può divertire ma anche in modo consapevole. Ok, becchiamo uno dei ragazzi. Hai giocato già questo pomeriggio? Sì, abbiamo... No, non ancora perché ha piovuto fino adesso. Adesso ho detto che tra poco si ricomincia. Sarà un vincitore dopo tutti questi 24 ore? Non penso. Noi veniamo qui per divertirci, però ogni volta c'è sempre la pioggia che rovina un po'... Oh, benvenuti a Belluno.